È arrivato il momento di svapare. Svapo web. Questo ambiente attrae tantissimo perché è pieno di spiritualità e, diciamo, di luogo di preghiera innanzitutto, e quindi lo riterrei proprio un ambiente santo, e quindi questa mostra viene a suggellare il misticismo profuso in questo ambiente, in quanto c'è l'opera mistica e quindi opere di varia natura che per la verità sono molto interessanti. Per esempio, cioè, i miei lavori sarebbero, diciamo, questo nudo. Quindi potremmo dire sacro e profano. Sacro e profano, sì, indubbiamente. E poi possiamo spostarsi più avanti, c'è una scultura di Tutankhamon, pietra e metallo. È una sua scultura anche perché recente. Anche perché sì, anche perché siamo mediterranei, per cui è opportuno, diciamo, proporla anche in questo ambiente. E poi c'è l'angelo del giudizio universale, l'annuncio del giudizio universale, un lavoro di cartapesta. Questo particolare è prettamente mistico, per cui si inserisce bene nel contesto, in quanto esprime misticismo, diciamo un'anticipazione dell'angelo del giudizio universale. E quindi a me mi rallegra questo ambiente, diciamo, mi suscita, mi rende vivo, ecco, questo volevo dire. E apprezzo molto le opere di tutti gli altri partecipanti, in quanto chi lontanissimo, chi compaesano, chi gaudino, chi, che so, di Avellino, di Salerno, di Benevento soprattutto. E per la verità è molto apprezzabile.